Salve a tutti, quest'oggi faccio un video sulle primarie del PD e in generale di tutta la coalizione di centrosinistra che si stanno svolgendo in queste ore in ogni città d'Italia. Come feci già per il discorso delle presidenziali americane, vi darò il nome del vincitore, anzi, in questo caso vi dirò il nome dei tre piazzati, cioè dei primi tre candidati che arriveranno ai primi tre posti, ma a differenza delle elezioni americane vi dirò su come, qual è il modo in cui ho trovato questi nominativi. Anche perché in effetti non uso una tecnica basata su dei dati, eccetera, ma uso semplicemente una nuova metodologia che inauguro da questo video, che è il cappello magico, che è quello che vedete che porto in testa, e che, diciamo, assomiglia forse un po' al cappello di Archimede, solo che dal cappello di Archimede uscivano delle idee, invece dal cappello magico, dalla tuba magica, escono delle previsioni sempre corrette del futuro. Quindi anche se poi un domani avrete bisogno di previsioni di vario tipo sul futuro, da previsioni per quanto riguarda scommesse o altri fatti particolari, non avrete che contattarmi e io vi darò delle previsioni ad hoc. Bene, veniamo subito al responso di quelle che saranno le primarie. Mi tolgo il cappello magico perché ovviamente nel cappello magico c'è la risposta a quello che... a questa cosa. Ecco qua, abbiamo già subito l'elenco, tutti i dati stampati su quello che succederà. Ovviamente ci sono i dati di tutte le province, insomma, e indicazioni di voto, eccetera. Adesso non vi annoio con tutti i dati sensibili, vi dico subito, vengo al breve ai nominativi vincenti. Eccoli qua. Allora, primo classificato abbiamo Bersani, seguito subito dopo, a non tanta distanza, da Renzi. E terzo classificato abbiamo Vendola. Bene, queste sono le previsioni del cappello magico, che come vedete sono anche abbastanza corpose. Poi se volete altri dati, altre informazioni, potete chiedermele e ve le darò in commenti ad hoc. Per quest'oggi è tutto, per le previsioni di oggi del cappello, della tuba magica. Vi ringrazio per avermi seguito e vi aspetto al prossimo video o alla prossima previsione. Salve a tutti!